Il paese che mi ha dato i natali sorge ai piedi del Monte Gonare, dove le mucche hanno la precedenza e dove i nuraghi si tingono di giallo. Qui è un'altra Sardegna, tra dei bambini che passeggiano liberi, dei sardi distanti dalla Costa Smeralda e dove, non sempre, c'è il metallo di scambio per noleggiare le sdraie ed esporre le pancia al sole. Durante le fresche notti d'estate, però, si può sonnicchiare con le finestre spalancate e ascoltare il cicale canticchiare. È curioso che proprio durante una di queste notti, nell'ormai lontano 1873, nacque in questo piccolo paese Salvatore Sini, il poeta che tuttora fa recitare e cantare alla Sardegna intera una delle sue opere più famose. Adiosa. Non potrò riposare, amore, coro. Si narra che l'opera fu scritta durante un pomeriggio estivo, o chissà, durante una notte stellata d'estate. Un amore raccontato mediante metafore che richiamano alla bellezza della natura, ai fiori, al sole e alla luna. Ah, che a poco valgono se si è costretti a stare lontani dalla persona amata. Pochi sanno che questa poesia fu scritta a Sarule, eppure tutti e tutte, in Sardegna e non solo, ne conoscono i versi. Ma oggi in paese è festa e in questi giorni il piccolo paese si tinge di tonalità pastello. Brillano i velluti, si decorano le strade di Arazzi e le ore si suscendono fra i canti delle corali e dei tenori accompagnati dai cerchi dei balli. Nei giorni di festa, in particolar modo, è possibile ammirare le creazioni artigianali. Il fiore all'occhiello dell'artigianato locale è l'arte tessile. La regina dei tappeti è Zaburra, ovvero un tappeto di un certo pregio realizzato al telaio verticale. Pensate, i filati di lana grezza, una volta lavorati e tinti naturalmente, vengono intrecciati fino a creare dei tappeti e razzi dai motivi geometrici e colori vivaci. Il colore predominante è il giallo, ottenuto grazie all'alchimico utilizzo di una pianta locale, la Daphne. Vale la pena conoscere di persona le tessitrici di Sarule e ascoltare il tono pacato della loro voce, osservare le loro mani al lavoro mentre raccontano l'origine e il significato della simbologia riprodotta nei loro tappeti. Gli strumenti da lavoro, sin dalle origini medievali del paese, sono stati prodotti in casa battendo il ferro ancora caldo. Oggi, grazie ad alcuni fabbri, il ferro viene intrecciato in ghirlande e ammorbidito come fosse pan di Spagna per creare eleganti letti, lampade e oggetti d'ornamento che richiamano i decori dei nostri tappeti. I marmi e i graniti, cavati fin dall'antichità nei pressi del paese, vengono sapientemente sbozzati in forme curiose plastiche da svariate artigiane. Spesso il metallo viene trasformato in campanelline per bardare i cavalli nei giorni di festa. E a riscaldare i piedi dei cavalieri e delle valchirie ci pensano alcuni calzolai, grazie alle calzature tradizionali. Non mancano gli artigiani del legno e i coltellai. Thank you.
alcune delicate mani femminili completano il quadro delle meraviglie, grazie ai loro ricami floreali. Sui corpetti e sulle gonne dei costumi è possibile perdersi in un prato di fiori colorati minuziosamente ricamati. Il melting pot culturale è attestato grazie alla mobilità e accoglienza fra il nostro e i paesi vicini. E a proposito di vicini, queste maschere le fa il mio vicino di casa ispirata alla tradizione carnevalesca del suo paese di origine, Ottana. Tutt'oggi in molte cantine e magazzini, gli uomini coltivano la passione della scultura e l'intaglio del legno. Da quando ero bambino ho avuto la fortuna di vedere le mani di mio padre usare strumenti milanesi per dare forme al legno, lasciandomi oggi opere bellissime che racchiudono tradizione e sperimentazione. Forse sono di parte, perdonatemi. Ma andiamo avanti, voglio parlarvi ora delle specialità gastronomiche. In paese l'economia prevalente è quella agropastorale. Oltre al vino e all'olio, il prodotto maggiormente richiesto è il formaggio. Grazie anche alla cooperativa Unione Pastori, che da quasi mezzo secolo produce ed esporta nel mondo intero formaggi freschi, stagionati e delle squisite creme aromatizzate. I fiori e i frutti delle piante endemiche continuano tutt'oggi a riscuotere interesse sia nella produzione dei liquori, sia nelle essenze a scopi medicinali. Molto apprezzata è anche la produzione del pane, e non solo di quello noto come Carasau. I profumi, il cesto in giunco e l'atmosfera sono l'equilibrio e l'istinto dell'allegria. Le donne siedono nelle stuoie di tifo intrecciate, volteggiano gli utensili da lavoro e sorridono quasi a sbeffeggiare il moderno concetto di felicità. Quello che la fantasia delle donne riesce a inventare con pochi ingredienti lascia sbalorditi i visitatori e i bambini. C'è tanto lavoro dietro ogni morso di dolcezza. Dolcezza di miele e zucchero che ricopre il formaggio fresco tramutato in quello che è notoriamente il dolce sardo più apprezzato, Zasavada. Ed ecco altre palline di pasta madre diventare cerchi perfetti, mentre il caffè scandisce le meritate pause. Le rapide mani impastano la farina creando dei cerchi da fare in via di aggiotto, un ultimo pizzico di semola, un controllo rapido delle circonferenze e via dentro le calde braccia del fondo per poi esplodere in palloni, fino a trasformarsi in sottili sfogli di pane croccante pronto da sgranocchiare. Altro pane tipico è la gazza, che si mangia ancora calda dopo essere fritta nell'olio d'oliva per la gioia dei grandi e piccini. E poi un momento, permettetemi di buscare un sardo, che a questa lingua a me. Questa è la lingua che ho imparato in questo cammino. Questo cammino è preso cresco, io a cavo. E che ha questo pizzino, Luigi, e ho curio che è lepere in questo cammino. E che andissi a giro, che chi sia non mi conoscia, e mi rimandava da Ezekip, e tanto gli rispondi io da Gonari, sono poi di sta Pippina. E tanto gli ha chi può connotto, e i poveri d'uomo, e tanto pure questa zia via doccia spomene. E in questa vita era poi scompanza, la famiglia a me. Gesù chi soglie, e lui è popolo, un caso nasce in questa vita. Ma Sarole è anche altro, è anche Monte Agonare. La montagna perfetta, la montagna che inconsapevolmente ha disegnato ogni bambino del mondo. La festa, alternata con il paese fraterno di Orani, si svolge l'8 settembre e in quell'occasione, oltre a ricevere una succulenta colazione offerta ai pellegrini dei fedeli residenti nelle Commessias, si possono ascoltare i canti sacri in lingua sarda, detti i gosos. Il sentiero che conduce al santuario è scolpito sui graniti fra un bosco di leci e querce. Una volta sulla vetta è possibile ammirare un panorama unico e sterminato, da cui si intravede il mare e il cielo mescolarsi di azzurro all'orizzonte e una barbicarsi alla terra prima di spiccare il volo. Una volta raggiunto il santuario, dalle semplici ma imponenti pareti in pietra, è possibile suonare la campana accessibile anche ai più piccini grazie ad una lunga corda. Era mandata, era ed è
Dando una sbirciata all'interno si può intuire come questo luogo sia carico di spiritualità. Ma c'è chi si reca al santuario soltanto per respirare aria fresca e godere della vista, oltre che per una bella passeggiata a piedi o in bicicletta. Si narra che il santuario, ultima cuspide della montagna, venne costruito dal giudice Gonnere di Torres intorno al 1200, quando, ritrovatosi nel bel mezzo di una tempesta in mare aperto, temendo le tenebre, invocò la Vergine Maria, promettendole che se fosse uscito sano e salvo da quella bufera, avrebbe edificato in suo nome un tempio e che l'avrebbe costruito nella prima vetta che fosse apparsa all'orizzonte. Una volta terminata la visita fra gli agrifogli, le cigilli, si può scendere in paese a festeggiare, oppure passeggiare fra i murales chiacchierando con i signori e le signore del paese. Per chi decidesse di festeggiare, le opzioni sono svariate. Si potrebbe ad esempio partecipare a un torneo di murra, oppure danzare il ballo tipico di Sarule, Sabi Crina, grazie alla musica dell'organetto di Fabiana Meloni, Antonio Ponizzutti, Marco Banda e un rinomato Peppino Banda. Personalmente vi consiglierei anche di ascoltare le profonde voci maschili della corale Vado Lissini. Oltre alla festa del piccolo santuario di Gonnare, in paese il calendario festivo è scandito dalle altre chiese dislocate nel tessuto urbano. Dalle fonti sappiamo che in origine dovette essere 12, dato confermato dai toponimi dei rioni, mentre il numero attuale è di 6, tutte sedi di confraternita. La più antica, e che risale al 1200 circa, è la Chiesa del Rosario, in origine dedicata a San Nicola di Bari. La chiesa è ricca di vecchie leggende, mentre a me è sempre piaciuto sia poter suonare la campana ogni volta che ne trovavo la porta aperta, sia la figura del drago scolpita insieme a San Giorgio. La volta dell'altare maggiore conserva delle pitture raffiguranti la Madonna e i 15 misteri, e degli stucchi ne raccontano la storia architettonica. La chiesa parrocchiale sorge a poca distanza, dove il pendio della collina si addolcisce. La chiesa, a croce latina e quattro cappelle, conserva una meravigliosa pala d'altare del pittore Mario dell'Itala, mentre recentemente l'interno della chiesa è stato riccamente decorato da un pittore sarulese De Gonnare. Particolarmente sentite dalla comunità sono i riti della Settimana Santa, di una suggestione unica e sistemamento del Venerdì Santo, vero e proprio teatro sacro in costume con i priori dei vari oratori del paese. Ma la spiritualità non finisce qui. Con ricordo dei momenti più difficili passati in tempi di guerra e di povertà, la comunità intera da alcuni anni organizza raccolte fondi per i popoli in difficoltà. Parlando di cerimonie religiose, quella di cui si racconta con più allegria e interesse è sicuramente quella del carnevale. Come tanti paesi della Barbagia, anche Sarule, conserva vivi ricordo di un rito tradizionale. La maschera è composta da due figure, Zugattu, detta così per il modo di atteggiarsi, e Zumaimone. Di quest'ultimo desta subito curiosità la maschera che porta al viso, realizzata con una pala essiccata di fico d'India.
Il resto del costume è composto da un cappotto di erbacce, pantalone a si sporta, cambali e scarponi. L'altra figura è più femminile e carica di simbologia. Una copertina bianca sulla testa simboleggia la nascita, un velo nero di fronte al viso la morte e infine una fascia rossa intorno al capo, il matrimonio. Si pensa che l'origine di queste maschere si perda nella storia. E a proposito... Ma io sono il periodo di selezione, lasciate che vi accompagni in quella che è la mia passione principale, nonché il mio campo di studi, l'archeologia. Oggi voglio accompagnarvi all'altare di Logula, ovvero uno dei monumenti funerari di epoca nuragica meglio conservati nel territorio di Sarule. Pochi anni or sono, la stele fu trafugata, per cui essere ritrovata spezzata alcuni giorni dopo. Fortuna nella sfortuna, la stele fu restaurata e accanto a questo intervento fu finanziato un piccolo intervento di scavo archeologico, grazie al quale fu possibile valorizzare l'area sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista turistico. Vi consiglio di visitarla in primavera, quando la pianta di biancospino addossata al monumento è in fiore. Il territorio di Sarule è inoltre molto ricco di testimonianze pertinenti al Neolitico e alla civiltà nuragica, e pensate che possono essere visitate oltre 4 tombe degli Anas, una decina di tombe dei giganti e una ventina di nuraghi. Ma questa è un'altra storia. E vorrei concludere questo piccolo viaggio citando un libro che raccoglie alcune biografie del mio paese, raccontandovi la storia di Fiumicchiri. Fiumicchiri, che a Sarule è sempre stato sinonimo di barbiere. Oggi in paese il barbiere è un giovane ragazzo, ma nulla è cambiato nella clientela. Se ti recchi da lui puoi sentirti chiedere: Zovano, non ti so conoscendo, izio chiesese. Chissà se come zio Bicchiri, come ricorda il libro, questa giovane ragazza affiggerà al muro della propria bottega la scritta: attenzione ai miei clienti, non voglio che si facciano nomi, non sono responsabile di ciò che si dice nel mio laboratorio. Chissà. Se dovesse accadere, vorrà dire che la vita in questo piccolo paese continuerà. E noi venivamo da questo primo di praticare il signor Appina e venivamo da questo per scavarlo a Soscrasto e andava a tubare con me. Te hanno zinco, scalando. Ehi, quanto ero su 40 anni, il babbo tuo, 70 anni, il signor Appina aveva chiesto, non mi diano il mago che imbanta, e mi spicciò quasi in nocche. E lei? E appimente per i cani dal cielo venivano e si fruttolavano. Andava via al gabinetto, stanzi. Come da ogni parte. Da tutte le tempeste del tuo sito. E te lo scombinando come? Ma non posso credere, un anno e mezzo che non sai che nulla. E al 9 settembre come? A 9, ovvio, adesso 9, no. A Trudia di Gonare, se al 9 se. Sì? Al 9. A Trudia, per andare a imparare. Ante Michele Torre, 73 anni fa. A imparare a Cosiglie? Perché da lui era sardo. 40 e 60 sono 100 e 13. 73 anni di lavoro. Non sapeva, ovviamente, che si trattava di una tomba di giganti. Non c'erano i corsi, non c'erano le cose che... Però vi riconoscevano un luogo sacro, pensavano che fosse un santuario. Ecco che lo chiamarono altare, Logula e il